alcune delle ragioni per le quali abbiamo fatto questa iniziativa sono pochi elementi. Nel piccolo dossier che vediamo all'esterno è raccolta tutta la documentazione a cui si accenna qui. Devo solo dare. Si richiama naturalmente il ruolo di governo dei comuni sull'acqua, ma vi risparmio che cosa è il controllo nave. Sostanziale del ruolo che i nostri comuni, quindi la nostra rappresentanza democratica più vicina ai cittadini, hanno nel governo del sistema idrico locale, le responsabilità e i compiti che hanno, ma soprattutto il fatto che dovrebbero occuparsi, appunto, se l'azienda corrisponde e lavora per raggiungere le finalità che la legge stabilisce, se la gestione industriale è efficiente e trasparente, se la tariffa copre i costi di produzione come prevede la legge e l'investimento, o anche non altre cose che non sono tenute a pagare ma che non appaiono apertamente. Ecco, portiamo alcuni gravi motivi di preoccupazione sul futuro di Smart come alcuni esempi. La parte per il primo lotto del correttore mediano di Torino è la struttura che deve raccogliere le acque meteoriche distinte dalle fogne per portare alla depurazione a Settimo, quello che io continuo a definire un gioiello di ingegneria della SMAT, di cui i tecnici di allora SMAT devono andare orgogliosi. Questo esempio: 18 aprile 2016 Smart bandisce la gara del primo lotto del corridoio mediano per 19 milioni di euro, non migliaia, milioni di euro, 602.000 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva. Già segnale che non si fa più la progettazione all'interno dell'azienda, ma si dà all'esterno la ditta che poi costruirà l'opera. E su questo ci aspettiamo, appunto, dai rappresentanti dei lavoratori SMAT un contributo. Un operatore del settore di Torino ha estreme difficoltà a procurarsi la documentazione, alla fine viene a capire che le cose non vanno proprio come dovrebbero andare e avvisa, scrive all'autorità nazionale anticorruzione dicendo: guardate che qui le cose non sono proprio corrette. Qualche una quindicina, 20 giorni dopo, ANAC scrive a SMAT dicendo: occhio, perché quel bando di gara ha dei criteri che non sono proprio corretti. Silenzio per un bel po' di tempo. Alla fine, il 29 maggio dell'anno dopo, cioè poco meno di un anno dopo, comunque l'appalto viene aggiudicato. Guardate le date: 29 maggio 2017, il 25 settembre 2017 l'appalto aggiudicato viene revocato dall'autotutela. Cosa è successo? Andiamo avanti. E questi sono i conti, purtroppo qui non si vedono bene, ma comunque sopra la tabella dei conteggi SMAT e sotto la tabella dei conteggi delle graduatorie che avrebbero dovuto essere applicate se si fossero applicati correttamente i criteri di valutazione della gara. Come vedete, SMAT fa vincere una certa ditta che casomai si sarebbe classificata seconda, non vincitrice, se le cose fossero state fatte per bene. La cosa curiosa è che sindaca di Torino, autorità competenti, ACO del contatto, sono stati tutti avvertiti di questo problema,
ma nessuno è intervenuto, se non il fatto che un imprenditore privato ha interessato tutti, compreso il comitato acqua pubblica e qualche consigliere comunale, che si sono dati da fare a tirare fuori questa roba e a convincere l'amministratore delegato di SMAC, guardate la sottolineatura in basso, questo è l'atto ufficiale, a revocare l'aggiudicazione dell'appalto con tutte le conseguenze che ci saranno, perché il vincitore ha diritto per legge a chiedere un risarcimento, avendo speso dei soldi, anche se poi non ha riuscito a avere. Comunque, è l'esempio che volevamo portare a dimostrazione che le preoccupazioni che abbiamo sono infondate. La conferenza dei sindaci, che è quella che dovrebbe sapere tutte queste cose e che dovrebbe intervenire qualora non vadano bene, non ne sapeva nulla. Guardate le date, il 24 aprile 2018 la conferenza dei sindaci del lato 3 delibera, approva il rendiconto della gestione 2017 del sistema idrico e approva l'intervento numero 3186 che è connotato come relativo al collettore mediano, per il quale sancisce che sono stati spesi 12 milioni e 170 mila euro. L'aggiudicazione di questo appalto era stata revocata da SMAR il 25 settembre 2017. Capite la solita? Poco meno di un anno dopo dicono che va bene, avrà speso 12 milioni che non esistono. Questo è un esempio. Altri esempi sono la mole enorme di esternalizzazioni che vengono affidate, per esempio anche col nuovo bando, perché dopo aver attivato il precedente è stata detto una nuova gara per l'intera opera del collettore mediano che costerà 120 milioni di euro coperti dalle nostre fatture, bollette, e affida all'esterno la progettazione definitiva e esecutiva per 5 milioni di euro. Quanti ingegneri specialisti del settore potrebbero essere assunti e pagati con tutti questi soldi e avere all'interno non solo la progettazione ma il controllo dell'esecuzione dell'opera, senza affidarlo ad esterni che hanno altri fini che non sono quelli, le finalità che ricordavamo all'inizio. L'altro esempio sono le consulenze. Sono 1462 consulenze esterne, alcune piccole, alcune, però guardate l'ammontare, 19 milioni di euro affidati all'esterno per fare cose che molto probabilmente, se SMAC avesse la sua progettazione interna, non sarebbe necessario dare e potrebbero compensarla. Ne citiamo solo due, ma guardate che le trovate sul sito SMAC, quindi non sono segrete queste cose. Ci sono due aziende, questa per più di 700.000 euro di consulenze, tra l'altro un'azienda che a Torino è molto nota, una storia, una proprietà che è in corsa anche in disavventure giudiziarie con vertici che hanno svolto un ruolo importante sia nell'amministrazione comunale ma anche qualcuno eletto in Parlamento, e quest'altra ha tanti importi, tutto questo alle consulenze esterne, e cioè professionalità negate alla struttura aziendale. Non è finita perché proprio la conferenza ATO nelle ultime deliberazioni che riguardano i bilanci precedenti ci dice ufficialmente che i soldi che SMAC ha a disposizione per fare gli interventi non è in grado di spenderli nemmeno tutti. Non è che deve andare a cercare i soldi che non ha, li ha, le vostre bollette ci sono un patrimonio che non c'è un finanziatore che non accetterebbe come base concreta di affidabilità per i finanziamenti. Quindi,
ma disponeva di finanziamenti, guardate, interventi programmati in grande infrastrutturazione, qualche grandi opere di cui va molto orgoglioso, giustamente SMA, aveva 24 milioni e 700 mila euro da spendere, ne ha spese 17 e 600, quindi un 28,7% in meno di quello che avrebbe dovuto fare, per il quale aveva i soldi. Ieri sera il TG3 ha fatto il servizio su una conferenza stampa del presidente Smart, che dice a fine giugno inaugureremo finalmente l'acquedotto della Val di Susa. Beh, è dal 2007 che lo aspettiamo, finanziato e tutto. Speriamo che non sia solo un taglio del nastro, ma che l'acqua cominci davvero a scorrere dalle nostre montagne verso i comuni, compreso quello di Avigliana, dove c'è gente che ancora continua a ricevere dal rubinetto di casa l'acqua color marrone. Come si fa con un bilancio che prevedeva spese programmate per 112.000 euro e a consuntivo si trova solo 1.900.000? Qualcuno non va a vedere come mai? Sarebbe interessante saperlo, e soprattutto sarebbe il compito dei nostri sindaci e dei loro rappresentanti nell'assemblea dei comuni soci smart, che ha deliberato e accettato che i nostri amministratori smart ricevessero dei stipendi, diciamo così, per guardare la cifra, 225.000 euro l'anno, come si dice, recuperando anche quella diminuzione che la legge era stata imposta anni fa e con effetto retroattivo, cioè non da quando viene assunta questa decisione in poi, ma da quando sono entrati in carica, quindi l'anno prima ad oggi. E la nostra sindaca, che era presente all'assemblea in cui è stata votata questa cosa, ha dichiarato che sono soldi più che meritati. Noi mettiamo i puntini in sospensione, rileviamo che la nostra sindaca è invitata ripetutamente a venire questa mattina, se no per dare un saluto, ci ha fatto dire anche in quel modo che ha altro da fare, e purtroppo la stessa cosa mi ha fatto il sindaco Fassino anni fa, quando abbiamo fatto l'altra conferenza sull'app, sulla ripubblicizzazione, ma a parte questa piccola polemica, ecco perché questa mattina siamo qua. Abbiamo ragione o no di preoccuparci per il futuro del smart?